Poi l'altra cosa che faccio è faccio ricerca, cioè comunque faccio ricerca di film, di fotografi, di pittori, cioè cerco di fare ricerca da un punto di vista estetico e poi di veicolare tutti questi aspetti su un'unica direttrice, diciamo. Certo, beh, è una domanda interessante quella di Michele. Se vuoi andiamo un attimo nello specifico di questa cosa, ovvero quali sono le fasi di realizzazione di un videoclip da parte di un cinematografo, cosa differisce dal regista? Nel senso, mi hai detto che la prima cosa chiaramente è il location scouting e Certo, guardare la luce in quella determinata ora perché certo. l'occhio non è applicazioni dello smartphone, eccetera. Ecco, dopo questa fase come si opera? Sto parlando intanto di un videoclip, non di un film. Sì. E dopo questa fase tu comunque fai un tipo di preparazione, appunto fai una preparazione, hai molto dialogo col regista, col production designer, con la costumista. Perché fondamentalmente, come scriveva uno degli utenti, che le location fanno, Una diciamo, buona una parte del video lui scriveva, Simone. buona parte del video. E in Certo. realtà cioè, è verissima come cosa. A volte, secondo me, ci sono delle location che non hanno bisogno di essere illuminate. A volte un costume, scegliere un colore di un costume è più importante di scegliere un tipo di luce. Ma questo non sono io che lo dico, questo lo dice Certo, anche, certo. cioè lo dicono anche i Beh, direttori della fotografia mondiale, insomma. Ti racconto che quando io ero a Los Angeles ero andato a fare un corso estivo e un professore mi disse: voi italiani siete stupidi perché basta che vi guardate attorno ed è tutto bello. E questa cosa la riporto sempre. Senti, Sì. ma andando avanti Però dopo. io qui però ci avrei anche da Vai, controbattere, controbatti perché nessuno mi ha mai perché contro. l'Italia è bellissima, però quello che è successo negli ultimi 20 anni, 30 anni, è comunque, sì, è bella, però ha molto inquinamento estetico, cioè ha molti palazzi degli anni 80, 90, cioè, soprattutto nel centro e sud Italia, cioè, ha molto abusivismo edilizio. L'estetica delle macchine non è quella americana, parliamoci chiaro. Cioè, l'utilizzo delle vernici sulle macchine non è quella Certo, americana. credo lui parlasse comunque appunto di architettura, eccetera. Beh, mi attacca a questo discorso. Tu.